Globalità dell'esistenza cosmica. I fratelli dello spazio, attraverso Wanda, a cura di VB. Salve. Diamo spazio a una nostra riflessione, notando un certo vostro comportamento, del quale rimaniamo un po' sorpresi. Come fa una creatura umana a farsi prendere dall'emozione ricordando un avvenimento antico, anche se si è verificato proprio per scuotere gli esseri e farli muovere verso un nuovo cammino e verso la resurrezione? Un evento molto significativo per la presenza della forza cosmica che ha preso le vostre sembianze. Notiamo un certo fermento, una grande commozione che aleggia sul vostro mondo e si ripercuote nei cieli infiniti. Se il ricordo di un grande sacrificio suscita in ogni umano un tale sentimento e lo rende più consapevole, perché di così breve durata? Perché passato il ricordo dell'evento, l'umano ritorna poi ad essere come prima e a fare quanto per un breve periodo aveva sospeso? Perché, ci chiediamo, dimentica così facilmente? Dimentica la sacralità della sua provenienza. Non si domanda mai l'origine della sua esistenza. Non sofferma neanche per un attimo il suo pensiero sul suo creatore. Se la sua mente e i suoi pensieri si raffinano tanto da riuscire a spaziare nell'infinito, allora il problema qual è? Siete o non siete creature appartenenti alla dimensione cosmica? Perché il più delle volte ritornate alla normalità di una vita trascorsa come conseguenza della nascita primaria? Arduo è stato il vostro cammino, ma preso con leggerezza, con un sentire non profondo, ma superficiale. Quali sono i vostri obiettivi? Come mai non sentite vivo e radicato in voi il motivo di un'esistenza condotta con fatica e dolore? Tanti sono i nostri interrogativi, anche se accettiamo i vostri sentimenti e rispettiamo i vostri comportamenti, perché noi, fratelli dello spazio cosmico, non ci avviciniamo per giudicare il vostro comportamento e criticare. Dobbiamo soltanto renderci conto di quali siano i veri sentimenti che vi animano per potervi meglio comprendere e così unificarci. Continua.